Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Non sono tantissimi, ma comunque volevo un po' sbarazzarmi di questi contenitori vuoti e volevo un po' parlarvene. Allora, parto con due prodotti della Lidl. Erano un'edizione limitata, non so se adesso si possono trovare, forse la maschera sì, non lo so, io comunque ve li faccio vedere. Allora, ho terminato questa maschera per i capelli alla banana, appunto è una maschera molto buona, un profumo molto forte di banana, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto perché non appesantisce i capelli e li va a districare e ad ammorbidire all'istante. Ottima, costa pochissimo, sono 400 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Confezione molto carina, assolutamente un prodotto che potrei anche riacquistare. Non adesso perché ho altre maschere da terminare. Adesso ho in uso la maschera per capelli alla banana di Garnier e devo dire che tra le due ho preferito di gran lunga questa, sia per la profumazione sia anche per come lascia capelli. E più che altro questa secondo me ha un effetto districante molto più potente di quello della Garnier, almeno sul mio capello. Mia sorella invece dice tutto il contrario, quindi come sempre sono opinioni soggettive, comunque a me questa è piaciuta moltissimo. Sempre della stessa linea ho terminato anche questo sorbetto da doccia. Mi è piaciuto molto, era proprio un sorbetto, anche qua una profumazione fortissima di banana che si sentiva in tutto il bagno anche dopo un'oretta dalla doccia. Mi è piaciuto tantissimo, fa una schiuma bella soffice, lava bene la pelle, non secca e mi è piaciuto molto. Poi ho terminato. Vado un po' random, allora ho terminato questa ricarica Fresh and Clean con l'80% di plastica in meno. Questo è un sapone igienizzante con antibatterico, tè verde e verbena. Mi è piaciuto molto, non era la prima volta che lo andavo ad acquistare e credo che di riacquistarlo se lo ritrovo in offerta. Per i capelli ho terminato questo shampoo Maternatura, uno shampoo stimolante per capelli tendenti alla caduta con Ylang Ylang. Questo è un prodotto certificato AIAB e vegano. Mi è piaciuto molto, è durato anche abbastanza, fa una bella schiuma, ha una profumazione buona, molto delicata, non secca capelli, non fa l'effetto, non crea un effetto stoppa. Lava bene, i capelli rimangono puliti per molto tempo. Per quanto riguarda la caduta dei capelli, bisogna vedere da che cosa è dovuta questa caduta dei capelli. Nel mio caso è dovuto all'endometriosi, alla cura che sto facendo e quindi con shampoo integratori ci si fa ben poco, quindi però ecco, utilizzare questo tipo di prodotti nel periodo autunnale dove si vanno a perdere più capelli del solito sicuramente aiuta un po' a tamponare la situazione. Questo è un prodotto che mi è piaciuto, l'ho utilizzato sia puro che diluito, ma vi consiglio di utilizzarlo diluito per avere un effetto migliore. Comunque lascia capelli belli puliti, belli leggeri e belli morbidi. Per quanto riguarda invece il viso, ho terminato tre prodotti. Allora, il sapone gel detergente di Balea antibrufoli con acido salicilico e zinco. Questo è uno dei preferiti di mia sorella. L'ho provato anch'io perché ho avuto un periodo con dei piccoli brufoletti sparsi un po' ovunque. Mi piace perché tampona la situazione, ma non va a seccare eccessivamente la pelle, non brucia gli occhi, non tira la pelle, quindi l'ho trovato un ottimo prodotto. E in più costa poco. Credo che sia vegano. Sì, è un prodotto vegano, quindi se siete vegani potete usarlo tranquillamente. Poi, due prodotti terminati per il viso sono stati un omaggio dell'azienda, mi sono durati un sacco. Sono di Natura House, la linea è quella Miracle Garden. Ho terminato la crema per il viso con estratto di carota antiossidante, mi è piaciuta molto, bella.
Idratante e nutriente, ma allo stesso tempo leggero, io ho una pelle tendente al misto che si lucida facilmente e con questa non ho avuto problemi. Me l'andava proprio ad idratare senza appesantirla. Ovviamente nel periodo estivo questa l'ho proprio messa da parte, ma perché per il mio tipo di pelle con il caldo non sarebbe andata bene, ecco. Comunque un ottimo prodotto consigliato un po' per tutti i tipi di pelle, soprattutto se avete una pelle secca. Terminato poi il gel contorno occhi con barbabietola rivitalizzante. È un prodotto anche questo che mi è piaciuto molto, un bel gel fresco e leggero che andava ad idratare il contorno occhi, l'andava anche a rivitalizzare e risvegliare. Ottimo prodotto, questo buono tutto l'anno e se avete secondo me bisogno di qualcosa di molto nutriente, di molto ricco, questo non fa per voi, ma se cercate un prodotto idratante, rinfrescante, un prodotto da utilizzare durante il giorno, da mettere sotto il trucco, questo qua è perfetto. Poi ho terminato una mini taglia del sapone di Vrochet Monoi de Tahiti. Questo qua era il gommage, buono, a parte che non fa per niente, quasi per niente schiuma. Io adoro la profumazione di Monoi e questa della Yves Rocher, devo dire che è la profumazione di Monoi che adoro in assoluto di più. Detto questo, ho alcuni prodotti da terminare della Yves Rocher, alcuni prodotti soprattutto per il viso, un po' di gel doccia, comunque terminerò quello che ho e non andrò più a comprare niente perché la Yves Rocher testa sugli animali, anche se dice che non è vero, testa sugli animali, fa una pubblicità ingannevole e inganna anche le varie consigliere di bellezza che vanno a vendere i prodotti convinte al 100% di vendere prodotti non testati sugli animali, ma così non è. Vi consiglio di fare una ricerca su internet, trovate molti articoli e detto questo, per questo motivo non acquisterò più Yves Rocher, perché a me questo tipo di pubblicità ingannevole non piace. Secondo me bisogna sempre dire la verità e poi la persona decide se acquistare o no quel prodotto e quindi ciao Yves Rocher. Poi ho terminato della Dove, questo qua, questo deodorante Go Fresh con pera e aloe vera, mi è piaciuto anche se è buona profumazione, però devo dire una cosa, mi ero abituata al deodorante in crema di Latte e Luna che mi era piaciuto moltissimo, ritornare a un deodorante tradizionale mi ha un attimo scossa, ho trovato la profumazione buonissima ma troppo forte, infatti lo andavo a mettere vicino a una finestra e niente, vabbè, è un buon deodorante, tiene bene, non mi ha dato problemi di irritazioni, però preferisco altro. Ormai devo terminare un po' questi deodoranti che ho in casa, ne ho molti di balea e poi ritornerò al mio amatissimo deodorante in crema. Ultimo prodotto è il Colgate Natural Extract. Questo qua è scritto piccolo, quindi non ve lo so dire. Comunque, aveva tipo estratti naturali di aloe e limone, una cosa del genere. Mi è piaciuto, un buon prodotto. Lavava bene i denti, una profumazione buona, fresca, che assomiglia un pochino al dentifricio dell'Equilibra all'aloe. Comunque, un buon dentifricio. Mi è piaciuto, ma non lo trovo più, quindi non so se effettivamente è ancora in vendita oppure era un'edizione limitata. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in quest'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi o se avete qualche prodotto da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!